campionato. Ti abbiamo eletto tra i migliori in campo sicuramente quest'oggi, ma non vogliamo far torto a nessuno. Oggi è il Brescia che ha dato una grande dimostrazione di quello che deve essere, soprattutto al di là del risultato, lo spirito della Serie B. Sì, abbiamo fatto un'ottima partita sotto tutti i punti di vista. Questo però naturalmente non dice niente, dobbiamo continuare così, con questo atteggiamento, con questa voglia, con il lavoro quotidiano che stiamo facendo, ci togliamo grosse soddisfazioni, però ci vuole grossa calma, adesso è ancora l'inizio e il nostro motto è un po' testa bassa e pedalare. Primo esame da grande però superato, intanto mettiamolo questo mattoncino. Sì, diciamo vincere aiuta sempre, dai. Adesso abbiamo dopo un gran pareggio secondo me ad Avellino, una grande vittoria qua, siamo contenti, però ripeto, c'è da stare solo tranquilli e continuare su questa strada. Qual è stata la chiave secondo te quest'oggi? Secondo me avevamo una grande voglia di dimostrare davanti a questo grandissimo pubblico quello che vogliamo, e volevamo metterci prima di tutto la voglia e la grinta per portare a casa questo risultato. Ti dico una delle definizioni più gettonate in tribuna: che cagnacci, Bisoli e Martinelli. Ti piace essere definito cagnaccio? Ma sì, va bene tutto, dai. L'importante è che la squadra ha voglia, faccia bene e che arrivino i risultati. Un cagnaccio che però ha anche visione, perché l'hai visto proprio bene in quel corridoio Andrea Caracciolo. Ma sì, dai, sono stato anche fortunato che è passato in mezzo a due o tre gambe lì e poi dopo sono molto contento, dai, che Andrea ha fatto il suo secondo gol. A proposito di cagnacci che non mollano, tuo papà, che l'abbiamo visto anche quest'oggi, ti segue passo passo. Sì, quando può, dai, mi viene a vedere perché è felice di vedermi, e insieme a mia madre mi vede sempre, anche mio fratello che mi guarda sempre da casa. L'aggressività a metà campo, ha recuperato tantissimi palloni, forse una delle chiavi principali proprio questi palloni recuperati a metà campo che hanno fatto ripartire immediatamente. Sì, sicuramente il nostro spirito è quello di andarli sempre a prendere alti, essere sempre aggressivi soprattutto sulle seconde palle, che nel calcio di adesso sono fondamentali. In verità, quante ne avevate al 90° di fiato nei polmoni ancora? Quanti millilitri? Non tantissimi, alla fine siamo arrivati veramente stanchi, però secondo me il lavoro che abbiamo fatto è ottimo. Dimitri, testa bassa e pedalare, ce l'hai detto tu prima, e di acqua sotto i ponti ne deve ancora passare tanta, però tu sei sicuramente uno dei giocatori che da subito si era rivelato tra i più interessanti e che comunque in qualche modo, non dico che è già idolo della piazza, che però è già un piccolo simbolo. Ti aspettavi che saresti riuscito a ritagliarti da subito questo spazio e anche questa considerazione? No, quando mi ha chiamato il Brescia il mio obiettivo era quello di venire qua a lavorare, migliorarmi sotto tutti i punti di vista, e adesso sono molto contento, ma come dicevo prima bisogna sempre lavorare e lavorare. E adesso ci sarà tanto anche da battagliare, allenamento dopo allenamento, non appena rientrerà tra i ranghi anche Sbrissa, tra poco sarà pronto anche dall'olio, bisognerà dare di tutto e di più. Sì, ma come diceva il mister, la competizione fa solo che bene a questa squadra, siamo un gruppo unito, un gruppo bello e la competizione fa solo bene. Ci ha rivelato il mister un'ultima cosa, che l'altra sera sulla chat di gruppo in WhatsApp vi ha mandato un'intervista di Chiellini che elogiava il lavoro della settimana. Tu personalmente come hai reagito a questo invio? No, ma sicuramente sono cose che fanno piacere, perché quelli sono grandi campioni che le loro parole fanno sempre, ti danno sempre quello stimolo in più per lavorare. Grazie a Dimitri Bisoli.